Nel mio ultimo video, nel quale ho esposto la mia opinione critica e finale su Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ho accennato alla possibilità che il prossimo gioco Pokémon potesse essere un terzo titolo ambientato a Galar, o molto più probabilmente, visto lo sviluppo della trama dei giochi di ottava generazione, una coppia di titoli a modi Pokémon Ultrasole e Ultraluna, che chiameremo in questo video Pokémon Spada 2 e Pokémon Scudo 2. In quella circostanza mi sono detto favorevole a questo tipo di soluzione, ma non credo di aver spiegato in alcun modo il motivo di questa mia scelta. E siccome credo che in tutta la storia non vi sia stato un argomento più dibattuto di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, restando ovviamente all'interno di quella che è la sfera del brand Pokémon, forse sarà proprio un loro ipotetico reboot a riscatenare quell'ondata di dibattiti che ancora stenta a placarsi. Potete vedere questo video quasi come una seconda parte della recensione di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, in cui spiego le cause per cui a mio avviso i due nuovi giochi che abbiamo provato recentemente sono stati così poco curati sotto alcuni punti di vista, e in cui fornirò allo stesso tempo una linea guida che a mio avviso Pokémon, arrivato a questo punto, dovrebbe seguire per portare un prodotto più di qualità in futuro. Ma siccome ci stiamo addentrando in quello che probabilmente è il campo più controverso che si potesse andare a cercare, e siccome nel titolo avete già letto qual è la rubrica di questo video, direi di non perderci inconvenevoli. Signori e signore, benvenuti in questo nuovo Critical Hit. La questione, in realtà, come sarà facile intuire, non è nuova. Ed è proprio su questo aspetto che in prima battuta vorrei focalizzarmi. Perché il problema è forse precisamente questo. Chi si lamenta e chi si lamenterà di un futuro nuovo capitolo ambientato a Galar e dunque poggiante sulle basi già esistenti di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, estende in questo modo logicamente la sua critica all'intera storia delle pubblicazioni di videogiochi Pokémon. Passi per un momento Pokémon Giallo, che è un capitolo che recupera Pokémon Rosso e Pokémon Blu omaggiando l'anime che in quello stesso periodo di pubblicazione della prima generazione stava avendo un grande successo e che, detta in maniera più concreta, mirava ad attirare un pubblico creato grazie a un prodotto esterno a Game Freak. E se ci pensate, è veramente curioso come questa situazione ricordi in maniera lampante quella che è avvenuta con Pokémon Go e che poi ha portato alla creazione di Pokémon Let's Go. Decisamente molto curioso. Ma al di là di Pokémon Giallo, lo ripeto, passi un attimo quest'ultimo, che ha delle motivazioni diverse. Nel 1999, ci riferiamo ovviamente alle date di pubblicazione giapponese, uscì Pokémon Oro e Pokémon Argento, seguiti nel 2000 da Pokémon Cristallo. Un gioco che cambia pochissimo rispetto ai suoi predecessori, anche a livello di trama se ci pensate, per quanto abbia senso parlare di trama in questo momento del brand. E così via, la terza generazione propone Smeraldo, la quarta Platino, che non sono nient'altro che versioni definitive di quei giochi che prima di loro erano usciti ambientati nella stessa regione, quali Pokémon Rubino e Zaffiro per il primo e Pokémon Diamante e Perla per il secondo. Due giochi, questi ultimi, che in relazione al loro terzo capitolo erano molto più risicati e soprattutto, a mio avviso, molto meno coerenti al proprio interno. Quinta e sesta generazione cercano di invertire questa tendenza. Da un lato, quello della quinta, positivamente, andando a creare un sequel che è in grado di chiudere magnificamente l'arco narrativo di questa generazione. Mentre, nel caso della sesta, parliamo di un'inversione di rotta negativa, in quanto non esce alcun titolo che dà dignità a Kalos, che viene lasciata purtroppo in balia di se stessa. A titolo di cronaca, bisogna dire che un terzo titolo per questa regione era stato pensato, ed era ovviamente Pokémon Z, ma purtroppo per Pokémon X e Pokémon Y questo progetto non andrà mai in porto per delle motivazioni che ancora non ci sono chiare. Infine, la settima generazione, forse conscia del triste destino a cui sono stati relegati Pokémon X e Pokémon Y, ripropone un qualcosa di simile a quello visto precedentemente, ossia un Pokémon Ultrasole e un Pokémon Ultraluna. Di fatto un classico terzo capitolo, ma diviso in due versioni, coerentemente con la trama e con l'arco narrativo di settima generazione, che anche se in maniera un po' claudicante vanno a sistemare alcuni tasselli che prima c'erano oscuri di questi giochi. Questo per evidenziare che avere un Pokémon Spada 2 e Scudo 2 dopo Pokémon Spada e Pokémon Scudo non sarebbe una cosa scandalosa, ma piuttosto abbastanza normale. Detto questo, urge dirlo, vale comunque il classico discorso. Ha poco senso spendere 60 euro per un titolo che poi sappiamo uscire qualche anno dopo rinnovato, migliorato per la stessa identica cifra. E questo è verissimo, ma la coerenza vorrebbe che a questo punto la critica si estendesse anche a quei titoli che sono osannati all'inverosimile. E allora anche un Pokémon Argento, anche un Pokémon Rubino e Zaffiro, anche un Pokémon Diamante e Perla sono prodotti dimenticabili, perché vi è un gioco della stessa generazione e quindi con la stessa grafica e le stesse feature che lo ricalca e lo rimodella completamente. Volendo fare una metafora artistica, è come se un pittore, avendo tra le mani tanto l'opera completa quanto il bozzetto, mettesse all'asta i due oggetti separatamente con lo stesso identico prezzo e spacciandoli entrambi come opere d'arte.
quarta. E se un procedimento simile è stato effettuato con la tanto osannata quarta generazione, non vedo perché un qualcosa di simile non debba accadere con un Pokémon Spada 2 e un Pokémon Scudo 2, se non criticando entrambi. Peraltro non voglio risultare un po' il guastafeste, ma permettetemi di dirlo, è una scelta vostra se spendere i soldi su un videogioco oppure no. Una volta capita com'è la storia, nessuno vi sta costringendo ad acquistare subitaneamente i giochi, soprattutto visto il fatto che Pokémon pubblica ogni anno, quindi se rimanete un anno senza gioco Pokémon non muore nessuno di fondo. Anche qui si parla di coerenza. Io ho deciso, per mia spontanea volontà, nonostante sapessi benissimo che mi sarei trovato di fronte a due prodotti non al massimo delle loro potenzialità, perché è sempre stato così, di acquistare questi giochi. Detto questo, vorrei estrapolare due parole chiave dal nostro discorso, che sono coerenza e frequenza. Abbiamo visto come la pubblicazione di un terzo titolo che ricalca i due precedenti nella stessa generazione sia una cosa vista e stravista all'interno delle scelte di The Pokémon Company. La domanda che però nessuno si fa e che mi sembra invece opportuno farsi è: perché questo accade? Già, perché dopo un discorso come quello che ho fatto io, la cosa più intuitiva da fare sarebbe quella di estendere la nostra critica, prima limitata all'ottava generazione, all'intera sfera dei giochi Pokémon, sostenendo che questo sistema debba cambiare. Ma perché non ci chiediamo anche perché non cambia? Si tende in questo ambito a semplificare molto il discorso, sostenendo con la classica retorica che Game Freak e The Pokémon Company, ma si parla principalmente della prima, sia sostanzialmente pigra e che cerchi di accaparrarsi più soldi possibili con il minor sforzo, con una logica che a mio avviso funziona se si deve parlare dei compiti di matematica, ma non se si deve parlare del franchise più importante al mondo. Un franchise affiliato a Nintendo che produce da sempre giochi di qualità e che dunque, qualora necessitasse, farebbe degli interventi affinché i giochi migliorassero. E allora forse la questione è un po' più complessa e vorrei provare a ragionarci attorno, prendendo in mano dei dati e provando a trovare una logica un po' più stringente a quelle che sono delle spiegazioni che è necessario darci. Guardate un attimo questa immagine. Questa è la sequenza temporale con cui sono stati pubblicati i giochi Pokémon. È molto indicativo, secondo me, il lasso di tempo che vi è tra Pokémon Rubino e Zaffiro e Pokémon Diamante e Perla, quindi tra la terza e la quarta generazione, con tanto di cambio di console nel mezzo. Tra il 2002, l'anno di pubblicazione della terza generazione, e il 2006, anno in cui invece fu la quarta a venire alla luce, intercorrono ben 4 anni all'interno dei quali vengono pubblicati due giochi. Da un lato abbiamo il primo remake, ossia Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia, e dall'altro abbiamo il terzo titolo ambientato ad Hoenn. Notate poi la diluizione di tempo che vi è dalla terza generazione in poi, con 3 titoli che escono seguiti da un anno sabbatico e che sono sempre distribuiti diversamente nell'ordine: un reboot di un gioco precedente, quindi un Pokémon Smeraldo, un remake di un gioco ancora più precedente, quindi un Verde Foglia, e la nuova generazione, ossia un Pokémon Diamante Perla. Dalla settima generazione il pattern cambia. Alla nuova generazione è affiancato sin da subito un reboot, per poi essere seguito da un remake, nel nostro caso LGPE. Un remake peraltro poco impegnativo sicuramente, ma che deve fare i conti con una nuova console, ossia la Switch. E come evidente tanto dal grafico quanto si suppone dalla nostra memoria, Pokémon Spade e Pokémon Scudo, ossia l'ottava generazione, viola quell'anno sabbatico che c'era sempre stato. È evidente a questo punto, e ce lo mostrano i dati, che i ritmi di pubblicazione dei giochi Pokémon siano dovuti aumentare e che ciò verosimilmente abbia influito sulla qualità di un titolo come Pokémon Spada e Pokémon Scudo, che stupisce per il suo sviluppo altamente eterogeneo. Ma la domanda a questo punto è un'altra ancora, cioè perché questi tempi di pubblicazione si sono accelerati? Guardate questo secondo grafico, questa volta realizzato da me perché su internet non ne ho trovato uno. Esso rappresenta i cambi di console che nel tempo Nintendo ha effettuato in relazione all'uscita della nuova generazione Pokémon. Nuova generazione che, lo sappiamo benissimo, è quella che provoca il maggior numero di vendita, è il titolo di punta che Pokémon propone. Nintendo DS viene lanciato nel 2004 ed è seguito nel 2006 da Pokémon Diamante e Pokémon Perla, che inaugurano la quarta generazione. Analogamente Nintendo 3DS fa il suo debutto nel mondo videoludico nel 2019 e la sesta generazione, che apre la nuova stagione Pokémon su questa console, ebbe i natali nel 2013, quindi ancora una volta 2 anni dopo. Con Nintendo Switch, Pokémon Spada e Pokémon Scudo si ripropone la stessa dilatazione temporale. Una console uscita nel 2017 ospita la sua prima generazione Pokémon, in questo caso l'ottava, 2 anni dopo, ossia nel 2019. Volendo essere più precisi, in realtà la ospita 2 anni e 8 mesi dopo, perché Nintendo Switch esce a marzo e Pokémon esce a novembre. Visto e considerato il ritardo che già Pokémon Spada e Scudo ha accumulato uscendo a novembre e quindi 2 anni e 8 mesi dopo il lancio di una
una console, aspettare ancora per la sua pubblicazione avrebbe rappresentato probabilmente un tracollo finanziario. Nintendo sarebbe arrivata a pubblicare il suo gioco più importante, più venduto, su una console vecchia. E il problema non è così astratto, perché così facendo si sarebbero persi degli investitori, si sarebbero persi dunque dei soldi e molto probabilmente si sarebbe perso un futuro radioso per il brand. Sono convinto di aver trovato la causa per cui Pokémon Spada e Pokémon Scudo risultano così frettolosi. Credo semplicemente che Game Freak non sia stata in grado di stare dietro in maniera adeguata al progresso tecnologico e al cambio di software, dovendo dunque accelerare i ritmi di pubblicazione per non rimanere eccessivamente indietro e togliendo in questo modo del tempo alla cura effettiva del prodotto. Per intenderci, se io devo preparare un video in 2 giorni o ne devo preparare 2 in 2 giorni, chiaramente la qualità che metterò sul singolo prodotto sarà più distribuita. Perché il problema, come sottolineato anche da Masuda, che probabilmente non ha potuto dire apertamente quale fosse la reale origine di questa situazione, è il tempo. E sicuramente questa mancanza di tempo a qualcosa è dovuta, qualcosa non ha funzionato, questo è lapalissiano. Non ha funzionato la comunicazione tra Nintendo e Game Freak? Non ha funzionato solo Game Freak? Nintendo ha chiesto troppo a Game Freak? Nintendo non ha dato alcun aiuto a una casa che conta solo di 150 dipendenti e anzi ne conta di meno? Sono questioni che non hanno una risposta perché non siamo lì dentro, però sorge una domanda a cui dobbiamo rispondere e alla quale dobbiamo cercare di trovare una risposta. Cioè, adesso che si fa? Ora che, seppur incespicando, Pokémon ha colmato quel gap che sembrava esserci con la tecnologia, che si fa? È semplice in realtà, adesso che si è archiviato questa questione di marketing, a mio avviso occorre colmare il gap qualitativo. E per farlo serve del tempo, non possiamo aspettarci l'anno prossimo che un remake di Diamante e Perla brilli più di quanto non abbia fatto Pokémon Spada e Pokémon Scudo, che più che brillare forse si sono mostrati al pubblico più come una sorta di luna. Sfolgoranti in alcuni campi, ma altrettanto bui e oscuri in altri. E siccome i vari reboot quali Pokémon Smeraldo, Platino e chi più ne ha più ne metta rispondevano anche a un'esigenza di tempo, per cui era più semplice lavorare su un gioco di cui avevi già una base piuttosto che crearne uno da zero, allora mi auguro che i prossimi giochi Pokémon siano un Pokémon Spada 2, un Pokémon Scudo 2. Se necessario, anche con un anno sabbatico di mezzo all'interno del quale ridurre le pressioni. E lo dico, ragazzi, da giocatore di Pokémon, non da creatore di contenuti. Per noi avere giochi Pokémon ogni anno è una manna dal cielo, perché il nuovo gioco Pokémon attira un sacco di pubblico. Ma in primis io sono un amante di Pokémon e mi rendo conto di come serva tempo a questi ragazzi per potersi riprendere e poter ritornare con una buona concordanza in relazione con la tecnologia che c'è oggi. E ragazzi, credo che la grafica in sé sia un problema anche abbastanza relativo. Non è questione di essere Zelda Breath of the Wild, nessuno l'ha chiesto e nessuno lo pretende più di tanto. Si tratta di correggere, a mio avviso, alcune sbavature che non hanno davvero senso di esistere in un prodotto fatto e finito. Quest'anno mi sono avvicinato a Fire Emblem, che è un brand che, come Pokémon, mi sono informato a riguardo, non l'avevo mai seguito prima, ha dovuto affrontare il passaggio da portatile a fisso. E per quanto la grafica di Fire Emblem Three Houses, l'ultimo titolo uscito, non sia eccelsa, Dio mio se non ha schiacciato Pokémon per quanto riguarda la cura del prodotto. E non lo dico io, lo dice la critica mondiale. Pokémon Spada 2 e Pokémon Scudo 2 devono uscire per ridare smalto a un'ottava generazione che si è presentata ai nostri occhi come menomata ingiustamente, e per voltare dopo questo esperimento finalmente capitolo. Questa volta, si spera, senza sbavatura. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a lasciare un like, a commentare e a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.